Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella sede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, nel celebrare questa Eucaristia, il Signore, sappiamo che ha detto, chi di voi senza peccato scagli la prima pietra. Ebbene, riconosciamoci peccatori e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che rinnovi il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. E rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio di Genito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che si siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Qui abbiamo il foglietto davanti, ci sono due preghiere, prima e la seconda. Generalmente la seconda è più intonata alla liturgia del giorno, quindi oggi useremo la seconda. Nelle letture faremo la prima, poi c'è la lettura, la seconda è abbastanza lunga, ma c'è anche quella breve sul libro, faremo le breve e anche il Vangelo faremo la formula breve. Preghiamo, arda nei nostri cuori, Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora siamo introdotti da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Dici? Amen. Dal libro della Sapienza. La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo, infatti, era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Parola di Dio. Grazie a Dio. Salmo rispondiamo, beato il popolo scelto dal Signore. Beato il popolo scelto dal Signore. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini eletti è bella la lode.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Beata il popolo scelto dal Signore. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra crede il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare che non si può contare. Parola di Dio. Alleluia. Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, li apra subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non ci lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Come avrete compreso, la liturgia odierna, in modo particolare il Vangelo, con la continuazione, lo stesso tema di quella di domenica scorsa. Gesù parlava della scortezza e della saggezza dell'uomo. Aveva portato una parabola come insegnamento, aveva portato quell'uomo ricco, con una grande fortuna, i suoi terreni sono stati nella bontà. Un raccolto meraviglioso. Purtroppo non sapevo più dove, dice Gesù, riporre i suoi beni. E allora trovava il capo di progetto. E poi ha detto, ecco, adesso posso veramente stare. Posso dire, ecco,
mangia, beve, goditela, perché potrai andare avanti tanti anni nella felicità. E quella notte, quella pubblica, stolta, scena, questa notte stessa morirà. E poi vedi dove andrà a finire. Lui aveva fatto tanti progetti senza pensare agli altri, pensava a se stesso, pensava che la ricchezza fosse il suo sostegno, e invece non è stato il sostegno per lui. Poi è morto ed è andato davanti al Signore e gli ha chiesto: allora, cosa hai fatto nella tua vita? Mettiamo bene chiaro, Gesù è perché non era né un altro, né un furfano, niente. Era uno, né voi, che pensava a se stesso, basta. Però è stato uno sconto. Vedete, oggi Gesù avanti dice: se c'è questa mela, siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Cosa vuol dire? Siate pronti con le vesti strette ai fianchi, perché a quei tempi, tempo di Gesù, la gente aveva le vesti lunghe. E per andare c'è fatica con i vestiti. Allora cosa facevano? Mettevano come noi abbiamo, anche noi abbiamo il cibo, no? Per tirarsi su la veste. Ecco, e così andare spediti, se uno voleva lavorare, deve lavorare anche meglio, non aveva imbrogli, e quindi usavano quando andavano in guerra, alzavano le vesti. Sì, voi dovete essere con i vestiti pronti per lavorare e le lampade accese. La lampada è sempre stata, diciamo, il simbolo della fede, illuminare, avere qualcosa davanti che ti faccia vedere dove vai, ecco, quindi dove vai, e nello stesso tempo anche serve per poter compiere le opere buone. Sempre questo tema, no? Di guardare, pensate Gesù che dice quel padrone che dà i talenti alle persone, poi alla fine però andrà a recuperare. Io ho dato 10 talenti, cosa ne fa? Dati 5. Quando ne avevo uno solo, andato a mettere sotto un cavascello, e dovevi farlo piano che tu, la mettevi in barca, ho detto no, non dovevi nascondere sotto terra, va bene, ci sono gli altri, ma ad ogni modo, ecco, l'ho fatto. Vedete anche le lampade. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Gesù dice che c'erano 10 vergini che danno incontro allo sposo, ma 5 erano sagge e hanno preso, non si usava così, quando c'erano gli sposalizi che andavano incontro, si usava questo, per lo sposo, ecco, avevano anche preso in piccoli vasi e l'olio. E altri invece dicevano, verrà chissà quando verrà, verrà. E invece no, ha preso, sono arrivati all'improvviso. E quelli che avevano l'olio sono entrati, gli altri invece sono andati a cercare l'olio, se non sono potuti entrare alle nozze, perché sempre Gesù dice le nozze, vedete anche, non sappiamo quando arrivo. Quindi è il tema dominante. La preparazione, l'incontro con Gesù, che è non soltanto il giudice, ma deve essere anche, diciamo, lo sposo della nostra anima. E allora prepariamoci bene. Vedete, anche nella prima lettura parla della notte della liberazione, notte della liberazione, ma è stata la liberazione dell'incontro con il Signore che li ha salvati e li ha liberati. La seconda lettura era la fede, vi ricordate? Fede di Abramo, ecco, fede dei patriarchi, la fede di Sara, moglie di Abramo, sempre quella fede. E allora anche per noi, vedete, il tema dominante, l'incontro con il Signore, è la fede. Verrà, ma l'importante
andare verso il Signore. Dice qui proprio Paolo, iniziando: la fede è fondamento di ciò che si spera, prova di ciò che non si vede. Ma noi speriamo l'incontro col Signore, finora non lo vediamo, lo sappiamo, quel Signore veramente un giorno ci faccia provare preparati con i fianchi cinti e le lampade accese nell'incontro con Lui, che è il nostro sposo. Sia lodato. Manda in mezzo a noi uomini che sappiano suscitare la fede dove è spenta e rafforzarla dove è debole. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
benedetto Dio Padre onnipotente. Con la tua potenza trasformi per noi il sacramento di salvezza. Per Cristo il nostro Signore. Che il Signore sia con voi. Ogni giorno la nostra peregrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un impegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo spirito nel quale hai risuscitato Gesù Cristo del mondo, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza della Pasqua eterna del cuore. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, in cielo e in terra, sono Dio della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel mondo del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Sono veramente santo, fonte di ogni santità, santifica queste cose con le fusioni del tuo spirito. Corpo e sangue di Gesù Cristo e offrendosi liberamente alla sua passione, fa l'esempio di queste grazie, lo spezzò e i suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Thank you.
e con la vista della tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni tormento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli di lasciare la pace, di fare la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona a lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con te. Agnello di Dio, che sto a ricordare del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che ho ricordato del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che ho ricordato del mondo, con la noi la pace. Beati invitati alla cena. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ricordiamo la Vergine Maria, le nostre comunità, le nostre famiglie, fidiamo i nostri bambini. Ave Maria. Piena di grazia, Signore per te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
Ave Maria. Piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del Signore, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. La partecipazione in questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della sua verità. Per Cristo nostro Signore. Fare un avviso, avete notato, ho portato quel manifesto sotto quello. Chi desidera, mercoledì 21 andiamo in Donna della Guardia. Ogni anno noi, già nei quanti anni andiamo. È un pellegrinaggio che non è difficile. Quindi partiamo. 7:30 da Torrazza, andiamo su, arriviamo là verso le 9:30, poi quindi 7:30 per le 9. E c'è alle 10 il rosario, abbiamo tempo chi vuole confessarsi, fa tutte le devozioni, prendiamo i cordini, poi alle 11 c'è la messa, 12:30 andiamo a mangiare, generalmente teniamo per tutti a mangiare. Ci sarà la possibilità di mangiare i pesci, io ho messo un ghiotto, quindi puoi mangiare i pesci, e poi dopo verso le 3:30 stiamo a prendere un po' d'aria buona, se il tempo lo permette. Poi andiamo più verso il mare, il bambino di Praga, facciamo le nostre emozioni, poi il Puma ci porta a metà strada, percorso perché i miei esitanti sono piuttosto come me un po' tampati. Quindi arriviamo lì, metà strada, andiamo d'aggio al mare, stiamo lì un paio d'ore che per prendere buona, dopo essere passate sulla montagna, andiamo giù e verso le 8, quando decideremo, veniamo a casa. Penso che sia una giornata bella, insomma, serena, non è faticosa, altrimenti non è buona. Quindi chi desidera lo comunichi quanto. Non già, è giovedì alle 4:00 la messa. Sì, questo è più importante. Allora, giovedì 15 maggio, 15 maggio. 15 agosto. Adesso di essere che con me, è tanto contingente, io una cosa più importante. 15 agosto, ecco, c'è la messa. Alle 16. Sì, alle 16. Alle 16. Alle 16, alle 4 del pomeriggio. Il pomeriggio è la nostra messa. Questa festa, adesso non so un poco che ora ci sarà, ma noi facciamo la nostra messa, la nostra devozione, la nostra festività, in onore della Beata Vergine Maria. Vabbè, faccio tanti auguri, sta bene, le sole non ci piace troppo nella testa, mi faccio manteletti, i fogli possono girare bene, vabbè. Il Signore sia con voi, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata, buona domenica, buona giornata e buone feste. Dio io le ho terminate. Io anche lei. Io non le faccio. Lei non lo fa. Le figlie invece.